Reddito di cittadinanza. Il comune di Lanciano è alla terza fase e pubblica un avviso rivolto ad enti del terzo settore, enti pubblici e associazioni dell'ambito distrettuale sociale frentano per l'attuazione di progetti utili alla collettività. Si chiamano in gergo PUC e sono costruiti attorno alla persona, dopo averne determinato il bilancio delle competenze nell'ufficio appositamente creato nell'assessorato dei servizi alla persona. Sul territorio comunale sono stati individuati 366 nuclei familiari con i requisiti necessari. Alcune famiglie vivono in condizioni disperate, dicono in conferenza stampa l'assessore Dora Bendotti e la dirigente Giovanna Sabbarese. Situazioni finora sconosciute alle politiche sociali ed emerse con le rilevazioni delle ultime settimane. L'assessore Bendotti. Quando parliamo di nuclei familiari intendiamo l'intera famiglia, non solo esclusivamente l'utilizzatore appunto del reddito di cittadinanza, ma l'intera famiglia che per determinati motivi ha bisogno di un sostegno sociale. Quindi il nostro lavoro si concentra soprattutto nell'attuare strumenti, strategie e iniziative volte alla rinascita dell'intera famiglia a livello sociale e soprattutto non ci concentriamo esclusivamente sulla percezione appunto del reddito di cittadinanza in sé. Al momento stiamo cercando di attivare sempre più servizi e iniziative volte anche alla restituzione di un servizio per la comunità, quindi l'appello è anche rivolto alle associazioni, alle istituzioni, a tutto il terzo settore per far sì appunto di rispondere a questo bando, per dare la possibilità a questi percettori di reddito cittadinanza di restituire un servizio all'intero territorio. Quindi l'auspicio che l'amministrazione in questo momento vuole fare appunto è una collaborazione generale per far sì che questo strumento chiamato appunto reddito cittadinanza non sia solo esclusivamente assistenzialismo, perché sappiamo bene che purtroppo con l'assistenzialismo non riusciamo a risolvere il problema della povertà, ma cerchiamo di sfruttare questa possibilità come risorsa utile per tutto il territorio. Per le manifestazioni di interesse c'è tempo fino al 28 febbraio. La dirigente Sabbarese. Il Comune di Lanciano oggi sta attivando la terza fase del sistema del reddito di cittadinanza. Siamo partiti con l'analisi preliminare di tutti i casi che ci sono stati assegnati dall'INPS sulla piattaforma GEPI. Le nostre assistenti sociali hanno attivato la valutazione multidimensionale e oggi chiediamo alla collettività di redigere delle attività progettuali che non siano ovviamente soltanto un'attività ordinaria dell'organizzazione, e l'avviso è rivolto a associazioni, enti pubblici, enti del terzo settore. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti, obbligati a prestare, aderire ai progetti utili alla collettività. Altrimenti decadono dal beneficio. L'impegno richiesto è soltanto di 8 ore settimanali, estensibili a 16, cioè rientra nella misura ovviamente del reddito di cittadinanza.